stata una domenica, quella appena trascorsa, che ha visto la partenza di tutti i carnevali della provincia di Arezzo. Dalla città con il carnevale dell'Orciolaia, a Foiano della Chiana con i suoi giganti di carta pesta, a Castiglion Fibocchi con i figli di Bocco. Inutile dire che le misure di sicurezza fanno storcere il naso a più di un comitato. Prima di tutto per via del costo che ogni comitato organizzatore deve sostenere per gli steward e poi per le procedure burocratiche che non sono certo da meno, con l'elenco di chi intende mascherarsi da inviare preventivamente alla prefettura. Vietate anche le bombolette spray e non solo ad Arezzo. Insomma, tra carri allegorici e coriandoli, questo Carnevale 2018 porta con sé anche una manciata di polemiche. Abbiamo accettato questa imposizione della questura, abbiamo cercato di fare il più possibile di quello che ci è stato chiesto. È chiaro che secondo me in questi casi qui ci vuole, manca la forma e la sostanza. La forma è quella di avvisare e renderci partecipi le associazioni che fanno queste manifestazioni per tempo. Come possono chiamare il giorno prima e dire di fare una cosa, questa. E poi la sostanza, in quanto tutte queste cose portano a dei costi esagerati. E se noi vogliamo salvaguardare le nostre tradizioni, la cultura, portare avanti la cultura, bisogna che i nostri governanti pensino anche a queste cose. Non possono fare solamente la legge per la sicurezza, che è giusta, ritengo che sia giusta, però bisogna pensare anche alle conseguenze. Se i comuni non hanno soldi, le associazioni non ce l'hanno, o si perde tutto, oppure si dice facciamo qualcosa per poterle proseguire. Come vedi, agli ingressi vengono controllate tutte le borse, vengono tolte le bombolette perché non si possono usare e quindi di conseguenza ora il carnevale è anche, diciamo, più pulito, va bene così. Quest'anno c'è la novità del carro del sindaco Ghinelli, l'aspettavo ma non l'ho visto, spero che venga domenica prossima a salire sul suo carro e magari tirare un po' di caramelle come faceva anche il suo predecessore. Dal carro verso la gente, perché è carnevale, quindi ogni scherzo vale. Nottamboli, bombolo, rustici e azzurri, questa la sequenza di uscita dei carri per l'edizione numero 479 del Carnevale di Foiano, il più antico d'Italia. I giganti di cartapesta, a cui i quattro cantieri lavorano tutto l'anno, affrontano temi di stretta attualità con l'ironia che solo il carnevale può avere e come sempre sono accompagnati da incredibili mascherate. I nottamboli, vincitori dell'ultima edizione, presentano Vinti dalla Fortuna, facendo dunque riferimento al gioco vissuto oggi come una necessità e non come un divertimento, un male sociale a tutti gli effetti. Bombolo propone Leoni e Pecore, ripercorrendo la storia dell'ultimo viaggio dell'esercito del Leone Nero che si ritrovò con l'esercito di leoni trasformati in pecore, un'allegoria fin troppo chiara del periodo storico che stiamo vivendo. Non sarà l'ultimo ballo questo Apoca Twist, invece il titolo del carro dei rustici, un tema più filosofico ed esistenziale, con i cavalieri dell'Apocalisse in viaggio verso la Terra convinti che sia la fine del mondo. Chiudono gli azzurri che con il loro Fuori dall'incubo vogliono raccontare l'influenza dei social network sulla vita di tutti noi, che rischiamo però di diventare burattini. Altre quattro domeniche fino al 25 febbraio, quando dopo la proclamazione del vincitore Foiano sarà invasa dai festeggiamenti che culmineranno con il rogo di Re Giocondo.